Calling yourself a romantic, let me explain. Been across the whole Atlantic and back again. I had it with your antics, your childish games, baby. I called your number twice, but it rang in vain. Can't find his friend's advice, I should be ashamed. You did it to me once, you'll do it again, so she said. Siamo qui con Vincenzo Bosso alla fine del primo tempo del match Virgin Soccer Cantera. Un match non dei più semplici, diciamo. Il Virgin Soccer è una squadra molto preparata. Però dopo 10 minuti circa del primo tempo siete riusciti a trovare, a sbloccare il risultato con un tuo gol. E poi avete raddoppiato con un gol di Valdir molto bello. Siete sul 2-0. La partita è dura, però anche con qualche assenza stiamo giocando bene. Speriamo che va a finire bene. Sappiamo che Brindisi a fare gol a raffica uno dopo l'altro. Questa non è la partita. Questa partita che comunque è molto... Sì, è una squadra molto preparata. Sì, da sottolineare soprattutto la vostra solidità difensiva, perché fino alla tre quarti riescono ad arrivare i Virgini, però non riescono a sfondare la difesa. Saluto a chi? Saluto a Cocchi e capitano, ormai non viene male. Secondo tempo incrementerete il vantaggio oppure puntate a tenere palla e a far passare? No, noi giochiamo sempre finché sembra. No, al calcio moderno, noi catenacci. Se prendiamo gol è peggio. Sì, esatto. Dopo la partita vinta contro i Virgin Soccer, un'ottima prestazione da parte vostra. Oggi gli hai messo molto il tuo impostore, con grandissime parate, fatto anche una parata stupenda su punizione, forse la più bella di questa giornata. Poi la squadra ha girato benissimo, un grande gol di boss iniziale, anche Morvillo si è sbloccato, un gran gol da centrocampo, ha messo nel set, forse quella neanche tu la parata. Come giudichi la prestazione della squadra? È stata una buona partita, perché la sentivamo soprattutto questa partita, sapevamo che era una grande squadra, non potevamo sbagliare. Il loro capitano diceva che ci battevano di nuovo l'anno scorso, però il risultato dice 4-1 Cantera. Volevo sottolinearlo questo, non perché voglio fare un dispetto a loro, però ci avevano sfottuto un sacco di tempo. Vabbè, risultato 4-1. Nel calcio ci sta anche questo. Sì. Però voi avete risposto sul campo, ancora una volta la Cantera risponde sul campo dopo la vittoria, ricordiamo, del campionato passato. Sì.
dove quest'anno l'obiettivo ovviamente è sempre la vittoria, ma nel mercato di gennaio pensate di fare qualche acquisto per migliorare anche ulteriormente la rosa? No, io toglierei Cocchia, che ormai non era a fare la partita, il capitano. Cocchia è mascotte, non si può togliere. Lo so, ma il capitano non era a fare la partita. Vabbè, però lo potete aggiungere, no. Per certo mercato non si deve sostituire per forza, quindi lasciano Cocchia, mascotte. No, tutto. Penso che la squadra è completa, perché comunque disponiamo di 9 giocatori, quindi... Quindi pensi, diciamo, un acquisto potrebbe solo un po' dare fastidio allo spogliatore? No, vabbè, l'importante è vincere, però dobbiamo sempre rispettare le amicizie, sempre rispetto per chi gioca, chi ha giocato fino a ora, non è che viene uno e si prende un posto di si è fatto un culo così per giocare. E questo lo spirito che abbiamo contraddistinto, sì, sì, che l'anno scorso ha fatto la vittoria, sì, giustamente. Complimenti e un buon colore al proseguimento. Okay.